Siamo allo stand di Army Magazine con Giulio Magnani, presidente del comitato direttivo 477. Buongiorno Giulio, ci puoi descrivere come è nato e quali sono le attività del comitato direttivo? Dunque, il comitato è nato nel 2015, all'inizio del 2015, durante l'approvazione del decreto antiterrorismo, che ha visto delle forti limitazioni nei confronti dei possessori delle armi di categoria XB7 e l'introduzione di nuove restrizioni sul possesso dei caricatori. Sostanzialmente ha raggruppato tutta una serie di persone provenienti da ambienti diversi che si sono stufate di dover subire delle vessazioni che non hanno nessuna utilità dal punto di vista della pubblica sicurezza. Dopodiché l'associazione si è strutturata, si è costituita in maniera ufficiale e sta proseguendo la sua attività sia nei rapporti con le istituzioni che con la politica, al fine di tutelare l'interesse e i diritti di quelli che sono i possessori di armi sotto tutti i profili, sia che siano cacciatori, tiratori sportivi, collezionisti o persone che ne utilizzano per lavoro o per difendersi. Com'è possibile iscriversi al comitato direttivo? Sul sito internet è disponibile un modulo per presentare la domanda di ammissione. La domanda di ammissione deve essere valutata per poter rispettare tutta una serie di normative sulle associazioni come la nostra. Dopodiché il principale modo di associarsi è come socio oblatore, cioè come soci che danno un contributo economico relativamente modesto, perché corrisponde circa a un paio di scatole di cartucce da 9 mm. E quello che è importante però è crescere di numero per poter avere una rappresentatività forte e per poter avere un sostegno forte dal basso quando si andrà a trattare in sede istituzionale. Perfetto, ti ringrazio molto. Grazie. Un saluto a tutti i lettori di Army Magazine, specialmente a quelli che ci sostengono e ci seguono nelle nostre iniziative. Tenetevi informati, perché come associazione noi una delle cose su cui spingiamo di più è proprio l'informazione degli appassionati, formazione e informazione.